Trovati, conferenza stampa di presentazione di Mr. Lerda, per lui ovviamente lo sapete benissimo, si tratta di un ritorno. Prima di lasciare la parola al Presidente e poi il saluto del Mister, ci tengo a sottolineare soltanto una cosa: siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, quindi salutiamo pure tutti i tifosi che ci stanno seguendo e vi ricordo, dopo il saluto del Mister, quando ci sarà lo spazio per le vostre domande, di presentarvi, in modo anche di dare modo al Mister di ricordarsi delle vostre facce, anche se qualcuno già se la ricorda, giusto Mister? Sì, già prima. Allora, parola al Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere presenti. Ci siamo lasciati l'ultima volta in questa sala con un addio e ci ritroviamo con un gradito ritorno. Mister Franco Lerda, che voi conoscete immagino tutti, felice di questo ritorno. Adesso da oggi inizia l'avventura del Crotone Calcio, purtroppo in una categoria che da diversi anni non disputavamo, però abbiamo la forza, la voglia e la volontà di far bene. Si era perso un po' l'entusiasmo che ultimamente ho ritrovato, e quindi più forti di prima, ripartiamo subito, speriamo alla grande. Ecco. Poi lascio a voi le domande, perché non vorrei essere troppo lungo, perché siete in tanti, quindi non mi dilungo più di tanto, grazie. Il Mister ci teneva a fare un saluto. Intanto vi ringrazio e vi saluto tutti. Sono molto contento di rivedervi, di essere tornato in questa piazza che ho lasciato 12 anni fa, e in questo periodo ho sperato e pensato di poter ritornare. Ho avuto l'opportunità, ringrazio il qui presente Presidente e il Direttore Generale che mi hanno consentito questo gradito e importante ritorno per me. Torno con grandissime motivazioni, con l'umiltà che secondo me non deve mai mancare in nessuna piazza. Questa per me è stata una piazza importante, è stata la mia prima piazza di un certo livello, perché è stato il mio esordio in Serie B. E forse lo è ancora di più oggi, perché il mio percorso in questi 12 anni è stato altalenante, e questo ritorno in una piazza così importante che mi ha lasciato dei ricordi significativi per la mia crescita è per me un trampolino di lancio. Il Presidente ha detto: partiamo con forza, voglia e volontà, e questi devono essere i nostri requisiti. Ho sentito la conferenza stampa del mio direttore generale Raffaele, che mi permetto di chiamare Raffaele perché all'età di mio figlio, poco più, e ho massimo rispetto, lo ringrazierò sempre perché mi ha dato la possibilità di riavvicinarmi a questa persona che ho al mio fianco, che ripeto è stata significativa nel mio percorso. Adesso però siamo tornati in C. E questa famiglia, questa piazza qua non era più abituata, però ci dobbiamo riabituare in fretta e velocemente, e forse i bagni tra virgolette di umiltà nella vita sono anche importanti, a volte ti rafforzano ancora di più, e noi dobbiamo partire da queste cose qui. So che negli ultimi anni vi ho seguito, ultimamente in maniera più importante chiaramente, vi ho sempre seguito in questi anni, però nell'ultimo tempo in maniera più significativa. E ho visto che c'era un po', come dire, non dico distacco, perché voi siete, come dire, volete bene questa società, questi colori, perché ne fate parte in qualche maniera, no? E quindi, però ultimamente vedevo un po', ma è stato un fatto, diciamo, episodico. Noi vogliamo ripartire tutti assieme, dobbiamo ripartire tutti assieme, stiamo cercando di allestire una squadra importante. Importante, no, ho finito. Stiamo allestendo una squadra importante e adesso lascio le parole a voi. Vi ringrazio comunque la vostra presenza. Io forse altrimenti sono stato un po' troppo sintetico. No, io invece sono stato troppo lungo. Abbiamo fatto una via di mezzo. Dai.
No, ma perché il presidente è abituato a fare le cose, io non ero più abituato, quindi... Ok, grazie. Allora, adesso possiamo iniziare con le domande. Sì. Il primo sarà Bruno Palermo per Sky Sport e Tutto Sport, poi a seguire gli altri. Presentatevi sempre prima della domanda, grazie. Io ho due domande al volo, una per entrambi, una solo per il mister. La prima sembra ormai retorica dopo questa introduzione, nel senso che la prima domanda è quanta fame avete, entrambi. E la seconda è per mister Lerda. Nella prima esperienza a Crotone ha sfiorato i playoff con una squadra che doveva fare una salvezza tranquilla, un campionato tranquillo, e ha sfiorato i playoff. Adesso però parti tra le squadre da battere, perché comunque è il Crotone che veniva dalla Serie A e dalla Serie B. Cosa cambia, se cambia qualcosa? Faccio io? No, il press. Fammi avere tutti e due. Ho fatto una premessa prima. Fame ne abbiamo tante. Ecco. Dicevo prima, un po' l'entusiasmo si era perso, ma adesso mi è venuto forse più di prima, per provare a fare qualcosa di importante per questa città e per questa squadra. La scelta che è ricaduta su Mister Laird è proprio per questo, perché anche lui, no? Sotto alcuni aspetti, ha fame. Non ci vedete così, siamo in linea, abbiamo fatto un po' di dieta, però abbiamo fame. Sì. No, il discorso, scusa, ma le difficoltà, cioè che quando sono venuto... Sì, no, chiaro. No, e beh, diciamo che le difficoltà sono diverse, ma entrambe le situazioni è sempre difficile, no? Incontri sempre difficoltà. Noi chiaramente dopo 13 anni, 3 anni di Serie A e 10 di Serie B, chiaramente quando incontriamo le altre formazioni siamo una squadra da battere, siamo la Juventus del campionato C, questa è la verità. Ma questo ci riteniamo persone sufficientemente intelligenti per capire che dobbiamo essere ancora più umili per cercare dentro di noi laddove possiamo migliorare. Le ambizioni è inutile negarle quali sono, perché cioè, se chiedete ad Allegri quali sono le ambizioni della Juve, non può mica dire di arrivare quarto, cerca di arrivare in vetta, questo è pacifico. Quindi noi tutti i giorni lavoreremo per cercare una mentalità importante, per far sì che ogni partita sia la partita quella decisiva, quella più importante, cioè quella che viene dopo. Quindi le difficoltà saranno notevoli, però vogliamo allestire una squadra che rispecchi anche quello che sono le tradizioni non solo nostre, ma del Crotone città, del Crotone società. Salve mister. Buongiorno. Salvatore Regalino, Sporting Calabria. Ha già parlato lei più o meno di come è cambiato in questi 12 anni a livello di persona, perché era partito insomma da Crotone con grandi valutazioni, diciamo, poi la sua carriera non ha avuto forse quel giusto lancio, ma invece dal punto di vista calcistico, di concetti calcistici, come è cambiato Franco Lerda in questi 12 anni? Poi le faccio l'altra, così chiudo. Sarà importante riportare entusiasmo allo stadio, quindi tifosi allo stadio, ma è contento finora della rosa che le hanno messo a disposizione, perché manca pochissimo al ritiro in effetti? Grazie. Allora, cominciamo dall'aspetto diciamo tecnico-tattico, no? Chiaramente noi allenatori non solo ogni anno ma ogni mese siamo attenti a quello che succede, alle variazioni dei momenti eccetera, quindi anche l'evoluzione tattica mia può essere cambiata, ma non cambiata a livello di mentalità, di atteggiamento, perché secondo me il carattere di un allenatore influisce molto sul modo di stare in campo della squadra, e quindi il Crotone di 12 anni fa sarà diverso, perché saranno diversi gli interpreti e saranno passati 12 anni. In 12 anni il calcio si è evoluto, in meglio o peggio no, ma è cambiato comunque, questo è un dato di fatto. L'altra domanda che mi hai posto, scusami, che non... Sulla rosa è molto semplice. Noi abbiamo dei ottimi ragazzi che vengono da categorie superiori, dobbiamo valutare quelli che possono stare nel progetto, non tanto dal punto di vista tecnico-tattico, perché sono giocatori importanti per la Serie B e quindi lo sarebbero inevitabilmente per la Serie C, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, mentale e della voglia che ci siamo detti prima, solo questo. Salve mister, Vincenzo Saporito, sì. Radio Studio 97, forse Crotone.it, ben trovato, ben Ciao, ritornato. Grazie. Senta, lei ritorna dopo aver nella sua carriera fatto alternanza di categoria, no? E arriva qui dopo un campionato di Serie C nel girone nord, se così vogliamo dire.
La differenza tra la Serie C che ha giocato lo scorso anno e la Serie C che ci apprestiamo a giocare quest'anno, qual è secondo lei? Ma diciamo che più che altro è l'ambiente esterno. Nell'ambiente esterno quest'anno credo che il mio staff mi abbia detto che avremo 9-10 partite su campi sintetici e magari anche come distanze, come dimensioni del campo possono essere più stretti o più larghi o più lunghi, insomma. Questo è un po' quello che può variare. Ci sono squadre che non conosciamo, perché mi riferisco a Cerignola, mi riferisco a Giuliano, mi riferisco a squadre che dovremmo cercare di capire, no? Però le difficoltà in generale, al di là di queste, non ci sono. Dovremmo subito abituarci noi a capire che non ci saranno più i voli charter, ma c'è il pullman, come fanno tutti i comuni cristiani, e quindi noi questo dobbiamo, ci aiuterà questo percorso, no? Perché dobbiamo essere subito sintonizzati su quello che ci aspetta. Ambienti molto caldi, assolutamente. E quindi dovremmo ricreare accoglienti. E dovremmo anche noi creare un nostro habitat funzionale a quelli che siamo, cioè quelli che ricordo che lo siamo stati fino a poco tempo fa. Dobbiamo ricreare questo tutti assieme. Okay. Giovanni Monte, Video Crotone, una domanda prima al presidente e poi al mister. Allora, presidente, i sono pronti, nel senso che non soltanto quelli della Curva Sud, ma anche gli altri aspettano perché vogliono tornare vicino alla squadra, sostenere, conoscendo che poi questo è un campionato che noi abbiamo disputato per decenni, anche ai nostri tempi. Sì, per fortuna diciamo le polemiche precedenti sono rientrate, adesso c'è un filo diretto con i tifosi, pertanto siamo riusciti a ricompattare l'ambiente. La speranza è che tutti, diciamo, a prescindere dagli ultra, no? Che sono sempre quelli in prima linea, ma diciamo tutta la città, tutto l'ambiente possa darci una mano quest'anno, perché vorremmo lo stadio, anche dopo diversi anni, sempre lo stadio vuoto, con questo problema Covid, con la speranza che non si torni di nuovo indietro. Vorremmo vedere la gente allo stadio, tant'è vero che partirà una campagna abbonamenti, diciamo, popolare, proprio per riavvicinare il pubblico a questa squadra, perché questa squadra in questo campionato ha bisogno tanto del pubblico. Mister, è un campionato di Serie C dove ci sono poche squadre come Crotone, Taranto, Potenza, Catanzaro, Avellino, le altre squadre si conoscono poco, quindi piazze che addirittura neanche decenni fa c'erano, sono piazze sconosciute, e quindi al di là dei campi sintetici eccetera, è una problematica anche ambientale, perché come diceva il Presidente l'altra volta ci aspettano, e come. Sì, come ho detto prima, ci sono queste piazze, ma ci sono piazze storiche importanti che sono anni che calcano questi campi dopo aver calcato campi importantissimi, quindi sarà un campionato molto equilibrato, molto difficile, dobbiamo capire in fretta e adattarci subito, immediatamente, a quello che succede, e questo farà la differenza e sarà troppo importante. Buongiorno, qui, grazie. Buongiorno, ciao. Luigi Savorito, Esperia TV, Gazzetta dello Sport. Mi fa piacere che il Presidente abbia sottolineato il fatto di aver ricucito quel feeling che si era interrotto con la tifoseria. Però Franco, tu sei arrivato nel 2009-2010 sulle ali dell'entusiasmo, avevamo vinto un campionato il primo anno di Serie B, ritornavamo in Serie B dopo l'epopea Gasperini, e quindi c'era tanto entusiasmo. Ora arrivi praticamente in un contesto diametralmente opposto, non voglio usare una parola brutta, ma siamo davvero sulle macerie, qui c'è da ricostruire un po' tutto, al netto dei tifosi che sono sempre quelli, gli ultras, però c'è tutto un altro tessuto sociale che va riconquistato, che va convinto, che deve essere entusiasmato, è una cosa di non poco conto, avete un grande, come dire, lavoro da fare anche da questo punto di vista. Non voglio entrare nei discorsi tecnici perché c'è un mercato aperto e ancora tutto può succedere, però dovete davvero impegnarvi a convincere la gente perché questo Crotone debba diventare quello che eravamo abituati a vedere per tanti anni. E come pensate di farlo? In che modo? Ma molto semplice, guarda, molto semplice, con il lavoro, con la dedizione, con la serietà, con la schiettezza. Questi sono tutti parametri che poi
servono non solo nel calcio ma nella vita. Poi vogliamo iniziare anche da voi e da te che mi hai fatto questa domanda, ti ringrazio perché siete anche voi quelli che accendete in qualche modo questo segnale, no? Perché dobbiamo essere non fiduciosi di più. Qua c'è una proprietà che l'altro giorno ho letto un articolo che è tra le più longeve d'Italia in fatto di famiglie che sono a capo di una società. Beh, io lo dico sinceramente, cioè, se questa società domani mattina questo signore si sveglia e dice il Crotone non so, cioè, quindi bisogna capire anche il contesto dove siamo, dove operiamo e le difficoltà che ci sono, non qui a Crotone, nel mondo. E quindi dobbiamo tutti fare come dire, un passo indietro per farne due in avanti dopo. Ecco, allora in questa maniera qui creiamo tutti una mentalità, un atteggiamento, un'aria positiva, che capisco che adesso non può essere positiva perché 12 anni fa si veniva da una vittoria con un allenatore Moriero, ne arriva un altro giovane, si fa bene, c'è entusiasmo. Però in questi 12 anni c'è stato un percorso importante, cioè è cambiato tutto qui, c'è una sala stampa importante, c'è uno stadio importante, c'è una sede importante, questi sono anche aspetti importanti, c'è un centro sportivo importante, cioè la società ha fatto dei passi, poi è chiaro che i tifosi, guarda, adesso siamo in C, no, però nel contesto generale della società c'è stata un'impennata in avanti importante. Adesso abbiamo fatto un passo indietro, ci ricarichiamo, siamo qui a capire dove abbiamo sbagliato, pronti a ripartire più forti di prima, e siamo nelle condizioni di poterlo fare tutti perché siamo sufficientemente esperti, abbiamo le capacità non solo economiche ma anche tecniche di capire dove possiamo intervenire, abbiamo bisogno di un attimo di pazienza e tutti noi, compresi voi, di essere di come dire, camminare nello stesso verso. Poi ci saranno delle incomprensioni come in ogni situazione, in ogni luogo, però basta un po' di dialogo, basta chiarirci e le cose si superano. Questo è il mio pensiero. La cosa importante che dice il mister è, a prescindere dai tifosi, dalla società, ma anche voi rivestite un ruolo fondamentale anche per la crescita nostra dell'ambiente, pertanto anche voi, diciamo, sotto alcuni aspetti fate parte di questa squadra. Ecco, per quello che possiamo, noi siamo a completa disposizione. Poi se ci chiedete di qualcosa che non è nelle nostre possibilità o in quel momento non siamo nelle condizioni di potervi dare qualche notizia, è giusto perché funziona così nel calcio. Mister, buongiorno, bentornato. Presidente, buongiorno. Ciao. Una domanda all'uno. Mister, guardando la lista dei convocati, lei parte già da una buona base di elementi che, se caricati a livello motivazionale, possono dare davvero tanto in questo campionato. Mancano alcuni innesti e in questo parte la domanda per il Presidente, se sta per arrivare qualcuno o per essere ceduto qualcuno, dei big, se qualcuno rimarrà in questo senso. Grazie. Io? No, per quanto riguarda la squadra, come abbiamo detto, siamo come credo il 99% delle squadre in questo momento, col mercato che finisce a settembre addirittura, quindi non è una colpa nostra, ma è un dato di fatto. E quindi partiamo in ritiro con, come hai detto te, con alcune certezze, altre da valutare, altre che abbiamo le idee chiare che dovrà la società confrontarsi con questi atleti qui per trovare una collocazione più idonea per tutti, insomma. In tutto questo spazio qui c'è da costruire una mentalità, c'è da lavorare, ci saranno degli arrivi, delle uscite, però in questo momento qui non si può fare diversamente. Già detto quasi tutto il mister, ci saranno degli arrivi, penso oggi dovremmo fare due o tre acquisti, quindi stasera dovreste avere qualche notizia certa, ecco, nel pomeriggio. Per quanto concerne i calciatori, in ritiro saremo in tanti. Giustamente sta adesso a loro, se hanno la volontà di rimanere in questo gruppo, o diversamente, no? Perché vogliamo e pretendiamo solo calciatori che hanno voglia di vestire questa maglia. Se c'è un minimo dubbio, un tentennamento, la porta è aperta, pertanto no, possono accomodarsi
questo. Il momento in cui sarà un cantiere aperto, da qui, come diceva il mister, fino a settembre, noi siamo attenti e vigili, ci saranno sicuramente in questa settimana delle ulteriori uscite, e vedremo poi il mercato cosa offre. Buongiorno mister, bentornato. Francesco Pitingolo, CN24. Grazie, buongiorno. Mister, cosa l'attrae maggiormente da questa nuova sfida che ha accettato, qui a Crotone, e che profili deve avere la squadra per competere in un campionato difficile come quello di quest'anno della Lega Pro? Ma innanzitutto deve avere gli interpreti forti. Sembra una malità, ma con i giocatori forti è più facile, è meno difficile. E quello credo che i calciatori che arriveranno qui lo saranno, non solo sotto l'aspetto motivazionale, che è la prima nostra, diciamo, prerogativa, ma lo saranno anche sotto l'aspetto tecnico e atletico sicuramente, o faremo il possibile perché questo accada. E dopodiché dobbiamo creare una squadra. Adesso abbiamo un gruppo di giocatori, dobbiamo creare una squadra con delle regole, con una chiara identità, che ci possa permettere, che non vuol dire, voglio dire, giocare sempre la stessa maniera o eccetera, vuol dire avere un'identità precisa sotto l'aspetto mentale. Questa è la cosa che secondo me è molto significativa e importante. E quindi, come ha detto il presidente, i calciatori che verranno a Crotone dovranno avere queste caratteristiche. Sulla domanda cosa l'ha spinta, cosa la stimola dal ritorno a Crotone? Ma quello che ho detto in apertura, in presentazione, cioè in questi 12 anni più volte ho pensato e ho sperato di poter tornare, perché qui mi sono trovato molto bene, sono cresciuto dal punto di vista professionale, ho incontrato persone con cui ho condiviso momenti belli. È chiaro che sono passati 12 anni, però nell'immaginario mio c'è sempre quel ricordo, quindi c'è la voglia di ripartire da dove ho lasciato, anche se il percorso sarà diverso per forza di cose, ma l'obiettivo rimane quello. Il mister più volte ha visto il film Benvenuti al Sud, quindi... Buongiorno mister, buongiorno presidente. Danilo Ruberto, Calabria 1 TV. Volevo chiederle, mister, per sentire dalla sua voce direttamente, quanta voglia ha di tornare subito in Serie B? La voglia è tantissima, è inutile le parole, come dire, la voglia, la determinazione che ho in questo momento, voglio trasmetterla a tutto l'ambiente, non solo ai cacciatori. Ho grandi motivazioni per il discorso che vi ho detto prima, e quindi spero che questa nostra voglia di ripartire meglio e più forte di prima presto sia contagiosa. Questo è importante. Questa voglia si sposa anche con l'umiltà che dovremmo avere, perché se partiamo subito sparati, no? Quindi l'umiltà deve essere, no? Il fiore all'occhiello di questa, di questo inizio campionato. Maria Rosaria De Pietro e Retti Calabria. Mister, bentornato. Presidente, buongiorno. Grazie. Faccio prima una domanda a lei. Prego. Ha accettato questa sfida che sicuramente è tosta, ma è avvincente. Noi da lei non ci aspettiamo soltanto, diciamo, un passo in avanti a livello tattico, ma anche a livello comunicativo. Noi veniamo da un anno abbastanza difficile, dove ci auguriamo che il muro del silenzio venga finalmente abbattuto. Invece a lei, presidente, le chiedo, bellissimo il suo ritorno di entusiasmo, quest'anno ci regalerà una bella sorpresa per il campo, ovviamente, nel senso a livello di giocatore, oltre già a tutti quelli importanti che noi abbiamo. Grazie. No, per quanto riguarda quello che ha detto lei, il muro del silenzio battuto è stato già, credo, molto
esaudiente il direttore generale, dove ha detto quest'anno ci sarà una comunicazione di un certo tipo, l'anno scorso lo è stato per altri motivi, che tra l'altro non c'era né il direttore generale, non c'era altre situazioni, altre cose. Quest'anno vogliamo partire anche da quel punto di vista lì, di avere un approccio diverso, e poi speriamo che sia meglio, lo sarà sicuramente, perché la comunicazione e il parlare ci può evitare incomprensioni nel percorso, insomma. Partecipare agli elementi, questo non ho capito. Ah sì sì, no, ma quando è possibile, no, ma quando è possibile sicuramente, no, quando è, non avevo capito questo passaggio. No, gli allenamenti non sempre, perché sa come siamo noi allenatori, crediamo di scoprire l'acqua calda, loro non vogliamo far vedere delle cose, poi le sapete già tutti dopo magari, però non sempre, ma quando sarà possibile sicuramente. Ve l'avevamo anticipato già nei discorsi che ci sarebbe stata più apertura. Sì. Per quanto riguarda i calciatori, già detto il mister, proveremo ad allestire una squadra importante, nel senso con giocatori importanti di categoria, non vorrei essere ripetitivo, ma gente che sposa la causa Crotone in questo momento, perché è un campionato dove c'è da prescindere dal lato tecnico, ci vogliono anche calciatori caratterialmente forti, ecco. Salve mister, Giuseppe Livadotti, della provincia di Caperta. Le parole positive del presidente Renna nei suoi confronti non sono state di circostanza, perché lei nel lungo percorso della Serie B del Crotone è tra i tre allenatori che non sono stati esonerati in corso d'opera. Quindi significa che già allora nei suoi confronti c'era una certa stima. I risultati hanno dato ragione. Adesso inizia un nuovo percorso. Parlando di organico, tra i giocatori che ci sono, ha parlato col presidente che sarebbe il caso, e al presidente anche rivolto la domanda, che qualcuno della passata stagione oltre al Golemic potrebbe essere confermato? Ma chiaramente ne abbiamo parlato, però è troppo presto fare dei nomi, cioè ho detto che tra i calciatori, quelli più rappresentativi dal punto di vista tecnico, tattico, atletico non si discutono, però dobbiamo mettere di fronte prima la volontà degli stessi, dalla voglia di calarsi in un ambiente che per loro, per alcuni di loro magari non conoscono e magari non hanno così voglia, tra virgolette, a 360 gradi di immergersi, e quindi dobbiamo valutare bene prima quell'aspetto lì, e quindi questi giorni qui serviranno anche per quello. Però non abbiamo fatto, non ci siamo detti, non abbiamo, cioè, o meglio, ce l'abbiamo, ma ce lo teniamo per noi, cioè, non possiamo dire. Ma già, voglio dire, è naturale che sappiamo eventualmente chi ha voglia e chi eventualmente ha l'idea di andare. Ecco. Adesso andranno in ritiro. È una valutazione che farà anche il mister, parlando anche con i ragazzi, ecco, perché alcune volte gli allenatori sono anche psicologi, ecco, quindi provano pure a fare, no? Fargli eventualmente cambiare idea, ma solo a gente che nel momento in cui ci rendiamo conto che effettivamente sposa la causa Crotone. Calciatori ne abbiamo tanti, calciatori importanti, e vedremo, ecco. Sì. Buongiorno mister, buongiorno presidente, Gianfranco Turino e l'Osso Blu. Comincio dal presidente. Volevo capire se a livello di mercato era un po' cambiata l'aria. Noi siamo sempre stati negli ultimi anni, soprattutto quelli di A, una piazza difficile per fare calciomercato, no? C'era molto spesso, ci avete raccontato che alcuni giocatori non hanno tanti, volevo essere modesto, ma non è più l'era per farlo, vabbè. Nel senso, volevo cambiare, in Serie C diventiamo una piazza ambita? Cioè c'è l'interesse anche, avete riscontrato un interesse anche nei nostri confronti, oltre che chiaramente nostri per alcuni giocatori? Sicuramente sì, con i calciatori di categoria, ecco, nel momento in cui vai a contattare calciatori che hanno militato nella Lega Pro, nel momento in cui parli di Crotone, voglio dire, ma
società che in quest'anno, non per presunzione, diciamo, è diventata importante. Diceva prima il mister, diceva, nel momento in cui andremo ad affrontare le altre squadre arriva il Crotone, come se arrivasse in quel girone la top del girone. Su questo aspetto sì, non abbiamo calciatori. Naturalmente c'è il prezzo da pagare anche perché sei Crotone, sotto l'aspetto economico, nel senso, quando parli di Crotone sempre vogliono sempre qualcosa in più. Se la top è la top, è anche la top. Mister, allora, io non capisco se state facendo un po' di pretattica, che ci sta anche, oppure è una situazione, cioè noi stiamo partendo, voi state partendo per il ritiro, ma noi ci sentiamo già parte del progetto. È possibile che lei non abbia ancora affrontato l'argomento con i giocatori, anche con una telefonata per capire l'aria? Cioè, siccome purtroppo, io ritorno su una domanda che ho già fatto al direttore generale, noi veniamo da un'esperienza che ha lasciato il segno anche su alcuni giocatori, soprattutto su quelli più giovani. Io non voglio parlare dei Benali o di Cuomo, ma giocatori come Mondonico, come Saro, come Rocas, come Schirò, cioè questi ragazzi su cui il Crotone ha investito negli anni, soprattutto l'anno scorso, tranne Rocas, Tutiskimas, che non abbiamo mai visto, solo in una partita con la nazionale. Ma possiamo sapere se ci avete già parlato, se ci ha già parlato, se questi ragazzi pagano lo scotto dell'anno scorso, non vogliono più stare a Crotone, hanno voglia di riscatto e di stare qui? Perché è difficile crederci che alla vigilia della partenza per il ritiro lei ancora non ci abbia parlato con i ragazzi. No, ma io per tattica non la faccio, nel senso che sono qui a rispondere alle vostre domande nella maniera che più onesta possibile. Io ho parlato con Golemic, che sarà il nostro capitano, e poi con gli altri non ho avuto né modo e né la necessità di farlo, perché lo faremo in questi giorni. Cioè adesso noi abbiamo 3 giorni prima di salire, dove lavoreremo in maniera più intensa. Qua facciamo test, facciamo visite mediche, e in questi giorni avrò dei colloqui individuali con tutti. Però adesso voglio essere un po' più chiaro io, forse siamo stati poco chiari. Ci sono alcuni calciatori, adesso lo diciamo qui, così togliamo qualsiasi dubbio, calciatori che hanno mercato, né del Ciarao, quindi stiamo trattando, Vulic stiamo trattando, Benali stiamo trattando, Mogos stiamo trattando. Questi sono dei calciatori che molto probabilmente non vestiranno la maglia del Crotone. I giovani verranno in ritiro, voglio dire, sono nella lista, andremo con 24, certo, calciatori, sì. Sono i calciatori di proprietà del Crotone, andranno in ritiro, e poi sta eventualmente all'allenatore, è chiaro, fare una valutazione. Chi è da Crotone? Chi è pronto? Chi è? Non so se sono stato esaustivo. E questo è quello che succederà. C'era Bruno che voleva fare un'altra. Sì, mister, l'ultima. Premesso basta, che allora, ovviamente, come dire, di volta in volta deciderai quale sarà, come affrontare gli avversari, ma c'è a 4 giochiamo, dietro 4. Quello lo sapevamo. Ma mi stupivo quello che pensavo Saporito me lo chiedesse, per la verità. Invece Saporito è stato più Luigi è stato più cattivo, è stato più cattivo, più oggi, altro. L'uomo del modulo sono io. No, ma no. Non ce la fanno più loro a 3 dietro. L'uomo del modulo sono io. No. E quindi insomma, vabbè, dietro 4, giocheremo 4, poi di volta 4, in volta, sì, ti adatterai da. No, giocheremo qua, ma no, ma senza, cioè io prima di venire a Crotone, diciamo che il 90% delle partite avevo giocato a 4. Poi c'è stata una parentesi che ho giocato a 3, poi a 4, e adesso a 4. Giochiamo a 4 perché è una società questa che secondo me negli ultimi anni ha giocato a 3, ha anche necessità, no? Ha gli interpreti giusti, abbiamo possibilità di prendere dei giocatori, quindi li vorremmo scegliere con la caratteristica per giocare così. Poi se c'è una mezz'ora o se c'è chi lo sa cosa, non si può mai dire, ma l'idea di partenza è quella di giocare a 4. Quindi ti servono 2 centrali e 2 esterni che e quindi vanno così, e vengono. Questo è. Grazie a tutti, grazie, buon lavoro. Grazie. Arrivederci.